Sì, ecco, questa notte, verso mezzanotte, c'è stata questa esumazione della terra qui in Via Grazie a Bidor, a col Bertallo di Bidor, e quindi possiamo vedere i livelli dove l'acqua ha stagnato, quindi si vede benissimo qui dal livello dell'acqua dove ci sono ancora i resti appunto dell'allagamento di questa abitazione. Non è la prima volta che questa abitazione viene praticamente allagata dallo straripimento della terra. Ecco, chiedo che anche in questa occasione gli enti preposti prendano le loro precauzioni, perché visto anche l'andamento delle condizioni meteorologiche, quindi dovremmo essere pronti a supportare queste persone per eventuali eventi così meteorologici, così forti, come ci dicono tutti, anche i meteorologi stessi avverranno sempre più spesso anche qui nelle nostre zone. Quindi faccio un appello anche a nome degli stessi residenti qui in questa abitazione, che si possa intervenire al più presto e trovando delle soluzioni definitive, ecco.